Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Jim Giro in Moto. Purtroppo sono costretto a raccontare questo giro in moto che abbiamo fatto con i ragazzi del gruppo Jim di Facebook, in quanto niente, non sono riuscito a registrare l'audio, quindi ho parlato per tutta la giornata per nulla. E niente, mi troverò quindi a fare questa cronaca del nostro giro, così vi spiegherò un attimino che cosa abbiamo visto e, come ben potete vedere dalle prime immagini, quanti ciclisti abbiamo trovato sul nostro percorso. Oltretutto, questa immagine di questa, diciamo così, famiglia con due biciclette guidate dai bambini e una guidata dal padre mi ha lasciato abbastanza esterrefatto, no? Ero molto preoccupato, perché in una condizione del genere, dove c'è scarsa visibilità, dove ci sono macchine e moto che passano a oltre 50 all'ora, avere un bambino che mi ritrovo in bicicletta in un tunnel dove magari per qualsiasi ragione possa un attimino sbandare con la sua bicicletta, ecco, io che sono un padre di tre figli, onestamente mi sono un po' preoccupato di questa situazione. Comunque vabbè, insomma, giusto per farvi capire che bisogna essere sempre molto attenti quando si è in moto, soprattutto se si becca un gruppo di ciclisti che come loro hanno la passione che gli scorre tra le vene per le due ruote, solo che sono due ruote senza motore, e spesso si trovano a occupare una bella fetta di strada che solitamente è adibita per il passaggio di auto e moto. Non voglio polemizzare, sono qui per raccontarvi questo viaggio che è partito da Sarnico. Infatti qua ci troviamo sul lungolago in direzione Lovere. Come potete vedere ci sono diversi tunnel su questo percorso. Io onestamente, ecco un altro ciclista, onestamente era la prima volta che facevo questa strada, che ho trovato molto bella, tanto bella quanto un po' pericolosa, perché come vedete la strada è molto stretta, quindi bisogna stare attenti, ci sono una serie di punti ciechi che potrebbero metterci in grossa difficoltà, ma soprattutto risulta diciamo così molto difficile godersi il panorama, in quanto sulla strada, oltre ai ciclisti, ci sono le persone a piedi. Infatti più avanti, come potremo vedere, incontreremo una coppia di persone che tranquillamente passeggiano lungo il lato della strada. Ecco, sono cose che un po' mi lasciano così un po' sbigottito, perché comunque sia c'è un discorso, eccoli qua, c'è un discorso di sicurezza stradale che secondo me in questi casi viene meno. Comunque, che dire, alla fine il discorso è sempre lo stesso: una cosa, se è bella, attrae sempre un sacco di persone, che possono essere motociclisti, automobilisti, ciclisti o pedoni. Quindi quando andiamo a fare un giro sulle sponde di un lago, dobbiamo essere consapevoli che queste sono le condizioni. Salutiamo i nostri amici motociclisti e fra poco imboccheremo all'altezza di Lovere la strada, eccola qui, che ci porterà verso Clusone, perché il nostro viaggio ci sta portando da Lovere, lasceremo appunto il lago di Iseo, andremo verso Clusone per arrivare a Oltre il Colle, quindi il passo Zambla. Da qui andremo a San Giovanni Bianco per poi raggiungere Selvino. Ecco, qui c'è Stefano, un amico che ho conosciuto all'interno del nostro gruppo Jim, e che oltretutto col suo KTM, insomma, ci ha fatto vedere che motore ha sotto questa bellissima 1290. Perfetto, diciamo che il giro è stato sfidante dal punto di vista delle condizioni meteo, perché sostanzialmente doveva dare pioggia. Allora, diciamo che abbiamo avuto la intelligenza o la lungimiranza di programmare il percorso in base agli orari in cui davano pioggia. Quindi nel momento in cui sapevo che dall'altra parte del versante a un certo orario davano pioggia, noi ci trovavamo dall'altra parte, così via. Quindi siamo riusciti
organizzare un viaggio che dove le premesse sembravano quelle di un viaggio mezzo bagnato, in realtà poi siamo stati bravi e molto fortunati, devo dire, a trovare sole e a non beccarci un goccio di pioggia. Qui davanti abbiamo Fabio, che è un neofita, ha appena preso questa moto e devo dire che se la cava veramente molto bene. E come vedete, facciamo un po' di impostazione di curva. Le strade, purtroppo, ma questo immagino che voi già lo sappiate, in Italia sembra che nelle zone meno battute si dia meno importanza al fattore sicurezza e quindi troviamo delle strade un po' dissestate. Ecco, questo è un altro problema di cui bisogna tener conto quando si fanno dei giri in moto. Sorpassiamo Fabio e andiamo a fare un bel po' di curve, destra a sinistra. Ripeto, strada, manto stradale lascia un pochino a desiderare. C'è di peggio, perché tutti noi sappiamo che, bene o male, nelle nostre zone sappiamo che c'è di peggio. Ecco il Deltone, macchina bellissima, la macchina dei miei sogni. E quindi c'è di peggio. Diciamo che lungo questo percorso non possiamo lamentarci. Qui purtroppo, ecco, questo non ci deve essere. Un furgone parcheggiato su una curva di una strada come questa. Ragazzi, il problema è che le strade effettivamente sono pericolose. Ci sono un sacco di elementi a cui fare attenzione, e se ci mettiamo, non me ne vogliono i ciclisti, però il ciclista, piuttosto che il pedone che ti passa sulla strada, piuttosto che la macchina o il furgone parcheggiato male, in una situazione dove la strada non ti permette di avere una buona visibilità, ecco qua, diciamo che invece di essere un giro spensierato, diventa un giro abbastanza teso, no? Può provocare anche un minimo di stress alla guida. Questi sono i ragazzi del gruppo che hanno partecipato a questo giro organizzato da Stefano. Qui avanti abbiamo praticamente la nuova Harley. Dopodiché abbiamo un GS 1250, adesso ci avviciniamo così si riesce a vedere meglio. Il GS alla mia sinistra, per esempio, ha avuto dei problemi veramente strani che mi ha lasciato un po' così a bocca aperta, perché sostanzialmente cos'è successo? È successo che la sua moto faceva fatica ad accendersi, e quando si accendeva mentre andava a singhiozzo, e quindi ha avuto il coraggio, e io onestamente non so, probabilmente no, sarei tornato a casa, ho avuto il coraggio di proseguire il giro con noi e di accompagnarci in questa splendida giornata. E quindi cos'era successo? Era successo che alla fine della fiera era un problema di pulizia dei corpi farfallati. Ora in questo momento io mi fermo, mi accosto per riprendere i partecipanti di questo bellissimo gym e lascio la parola a Lena. Ed eccoci di nuovo qua, ragazzi. Il giro sta volgendo al termine. Questa, per esempio, è la strada che ci porta a Selvino. Spero che il video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Se avete delle domande o dei commenti, scrivetemeli
scriveteci e soprattutto iscrivetevi al canale. Grazie e a presto. Ciao.